veniva rappresentato come goffo, deforme e il più balbuziente. Dico, forse l'ultima virtù mi sarà risparmiata, quindi goffo e deforme senz'altro mi avete visto, però non più di tanto, spero di essere all'altezza delle vostre aspettative. Poi mi è venuto in mente un altro apologo. Qualcuno si potrebbe chiedere, ma perché tutte queste cose? Perché l'inventiva aiuta ad avere quella leggerezza di spirito, anzi quell'esprit de finesse, anche se sembra una cosa distante, perché potremmo parlare di maledicenza, maldicenza, vogliamo parlare di inventiva, di odio, di... eppure c'è un esprit de finesse, altrimenti non si può essere così. E dico, mi veniva in mente, dico, però poi mi devo un po' fermare con questo curriculum di memoria, perché vero è che potrei fare la fine di quell'astronomo sempre esopeo, il quale così intento a guardare le cose del cielo, cioè cose di altro tipo, no? Idealistiche, il nostro tema invece dice il contrario, alla fine andò a finire in una botola, in un pozzo proprio, secondo Esopo. Perché? Perché giustamente non vedeva le cose di questa terra, e io vorrei restare invece con i piedi a terra, perché la prosa dell'inventiva, e non scandalizzatevi, parlo di prosa perché in realtà è ritmo poetico, però faremo un discorso dopo. E poi mi veniva, dico, ma come faccio a lasciare Marziale, visto che mi tira da tutte le parti? Ebbene, Marziale, nelle sue feroci, ma non sempre feroci, anche un po' icastiche satire, o quel botta e risposta proprio dell'inventiva, diceva, ma cosa serve poi scrivere oppure parlare in distici, quando poi i distici sono tanti da fare la fine di che cosa? Di un poema. Quindi io mi voglio fermare con questa lunga introduzione. Voglio soltanto dirvi che sono felice di avervi e vi ringrazio, perché in realtà un altro elemento della cultura greca è il tempo, e voi spendete del tempo in questo momento, però pare che l'odierna società basata soltanto su uno sviluppo orizzontale e non verticale, non prenda in esame questo concetto del tempo greco. Pensate che i greci avevano tre termini per indicare il tempo. Uno era l'aion, cioè il momento, il tempo vissuto, che non corrisponde proprio alla memoria. L'altro era il chronos, li conosciamo tutti. Ce ne potremmo uscire dicendo di un tempo lineare, ma anche questo è sbagliato, perché il tempo lineare ma non è quello bergsoniano, perché è un tempo dell'eterno. E poi ci sta, ahimè, anche qui, solo poco di noi, credo, in vita loro, possono veramente dire di aver afferrato per i capelli, simbolicamente così come facevano i greci, il kairos, il momento opportuno. Ecco perché ve l'ho detto, speriamo che questo sia veramente un momento opportuno, che non sia perduto per voi. Per me la passione è tale che mi fa anche stravedere, andare un po' al di là, anche se temo di fare la figura poi dell'astronomo. Veniamo al nostro tema. Dunque, qualcuno potrebbe obiettare, ma ancora una volta, parlare di basi e parlare poco, parlare di epica e parlare di lirica, che sono i due grandi piloni intorno a cui ruotano poi gli anelli di tutte le storie letterarie, forse anche un po' quella dell'Oriente, ma questo sarebbe un altro discorso. Io in genere mi trattengo, perché caratterialmente sono un fiume con molte derive, mi devo stare attenta perché ve l'ho promesso all'inizio, mi sento così, adesso già mi butterei lì sul filone orientale, ma non è proprio il caso perché dobbiamo trattare il nostro tema. E poi mi sono detta, ma possibile che abbiamo dovuto aspettare ad Umberto Eco per sapere questo? Ci hanno dato il tutto del tutto, ci hanno insegnato tutto. Quando ho sentito, mi ricordavo un po' nel romanzo
romanticismi, qualche cosa del genere, che pure non è che abbiano proprio qualcosa in comune con la compostezza e l'armonia greca. Però subito ho capito, Fassoli, perdonate se lo pronunzio male, l'inglese che ha detto, ha esclamato, e anche questo mi aveva colpito a suo tempo, ma addirittura forse all'università, quando diceva i greci sono degli dèi, sì, sono degli dèi. Che cosa voleva mettere in risalto? Certamente l'atto creativo, hanno creato tutto e di più. Quindi questa grandezza mi ha fatto capire che rovistare un poco, io ho detto spigolando, ma è proprio un rovistare, non si finisce mai perché le emozioni sono sempre le stesse. Io mi sono riletta i classici in un'altra traduzione, anche se quella di poi del Manzruzzato è quella più o meno la più accreditata, però ho trovato anche lì dei cambiamenti, poi diremo perché sono importanti questi cambiamenti. Quindi ho capito che parlare è molto cerchito. È vero, che sarà il mio? La buona fede. Tu mi sei mal dormito. Non in verità. Chi ne regna? In che parlare? Tu sai chi l'ha pulito. Dimmi l'amore. Da, che ti vedo sé? Vuoi portio muoia? Quando si mi porta in è stata involta d'angoscia, di dolore, di tormento. Certo, la pena tua credo sia molta, ma più sarebbe per l'ogni talento. Se dico comporto dritto, pur ascolta, perché non ha più di tosse spento? Bettina, il carmino non posso finire, poiché di frutta giorno ebbe la gioia, a mio modo di farlo morire. Certo, su una città come fu Troia, oggi me mi donassi, a dover vivere, non la vorrei per cavarti di noia. Grazie. In nessuno, tant'è vero che è stato chiamato poeta di frontiera. Lui in realtà si è sempre definito verista e in realtà in tante sue poesie, in tante sue composizioni, noi effettivamente troviamo delle espressioni realistiche, delle espressioni di una crudezza spesso esagerata, inusitata, però non sempre nelle sue poesie emerge l'esacerbato dolore, emerge il desolato pessimismo, tante volte si lascia abbandonare appunto alle illusioni della fantasia, alle morbide onde dei sentimenti, a una pensosa introspezione. Poeta poco conosciuto, raramente letto, oggi raramente letto, ma quando visse fu più letto di Carducci, fu più conosciuto di Carducci. Questa è una cosa che vorrei sottolineare. E la critica non gli fu molto favorevole, un poco perché appunto i mutevoli movimenti spirituali che ci furono in quell'epoca appunto non consentirono un approfondimento della poetica di questo qua, e un poco perché per i suoi esagerati momenti di languore, di malinconia, e nello stesso tempo l'esasperato furore che tante volte manifestava nel cuore desolato di Singane. Fu un poeta molto antitetico, molto volubile nei suoi sentimenti, e vi voglio con due poesie far vedere come è diverso una volta tenero, morbido, e un'altra volta furente e sdegno. Andiamo con la prima, ed è questa: quando cadranno le foglie e tu verrai a cercare la mia croce in camposanto, in un cantuccio la ritroverai e molti fiori le saranno nati accanto. Cogli allora per i tuoi biondi capelli i fiori nati dal mio cuore. Sono quelli i canti che pensai, ma che non scrissi, le parole d'amore che non ti dissi. Vedete quanto è tenero il poeta. In realtà questa poesia fa parte di una raccolta che si chiama Postuma, in cui lui usa uno pseudonimo, Lorenzo Stecchetti, un tisico di trentenne, e quindi qui si capisce bene che è presago della morte vicina, ecco da cui nascono questi. Il relatore, dottor Lauriello, che non è
è un poeta di professione, non è neanche un letterato, però ama la poesia e tutto ciò che è letteratura e la cultura in genere. E questo è un po' lo scopo della nostra associazione, vero, cari soci e cari amici? Questa voglia di coltivare la passione per la nostra città e per gli aspetti del patrimonio culturale cittadino e nazionale. Bene, vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima volta. Non so se la preside vuole salutarci, c'è la... volete dire che è disponibile per un saluto, ecco, prima di andare via. E l'appuntamento è per il 26 aprile prossimo, che sarà dedicato a una personale storia, alla rievocazione di un personaggio storico femminile importante della città di Salerno, la principessa Isabella Villamari Sanseverino. Sì, il 26 aprile sarà appunto, sarà di scena, e la metterà in scena la nostra socia qui presente, professoressa Maria Antonietta Del Grosso, che è una cultrice ed è anche la scopritrice, diciamo, di tutta questa dinastia Sanseverino, che è stata così importante nel 500 e ha dato luogo al Rinascimento salernitano, di cui poco si sapeva e solo molto superficialmente. Bene, la presidente mi ha fatto lei. Ecco, stiamo per concludere, vogliamo salutare i nostri amici, soprattutto i ragazzi che sono stati molto disciplinati, molto attenti. Ci complimentiamo, vero, signori relatori, professoressa? Merita un applauso. Bene, vedo qui anche delle francesiste che saluto, la professoressa Galli Esposito, la professoressa Renata Cioffi e anche qualche altra di cui non ricordo il cognome, ma certamente avranno notato e gradito i riferimenti a Baudelaire, poi così pertinenti nel senso citato dal dottor Lauriello. Va bene, signori, grazie e alla prossima.